febbraio 1958. Entra in vigore la legge Merlin. La nostra storia finisce. Finisce la storia ufficiale dei bordelli in Italia. E l'ultimo racconto che vi voglio fare è quello di un giovane che dal sud Italia, in quei giorni, viene al nord, come tantissimi altri, a cercare fortuna. Però è proprio strana. Siccome camminavo con gli occhi a terra, no? Senza accorgermene, in via Vallazze, vado a sbattere contro una signora che era ferma con l'ombrello proprio dietro l'angolo. Un pezzo di femmina, guagliò! Alta, più alta di me. Sì, una sorta patata, mi devi credere, ma una cosa incredibile. Sì, che non era giovane, no, non era più tanto giovane, però si capiva che doveva essere stata una donna bellissima. Aveva coperto quelli, chiamiamoli così, i segni del tempo, no? Con una cipria rossa sulle guance, un colore blu sopra gli occhi e sulla bocca c'aveva un rossetto rosso, ma più che altro mi sembrava una macchia di sangue, capisci? Oh, mi scusi signora, mi deve scusare, io proprio non l'avevo vista, mi deve perdonare. Mi ha guardato dritto negli occhi e mi ha detto: dove lei che vai a me? Io rimasi impietrito, non riuscivo a rispondere. Quella mi ha fatto un sorriso, mezzo sorriso, più che altro ha mosso un angolo della bocca, no? Forse per via di un fiocco di neve che c'era caduto sopra, ma guagliò, a me mi è sembrato un sorriso. E mi ha detto: lei mi è ingannata ad andare in giro, ma questa lei è una nottata di stare a casa, non si vede neanche un cane. Questa è una nottata di stare vicino al fuoco. Ce l'hai te un fuoco? Ma dico un fuoco vero, che ti scalda dentro. E io, fermo, immobile, sta femmina meravigliosa davanti agli occhi, ma senza come né perché, mi prende sotto il braccio e iniziamo a camminare sulla strada bianca. Io mi ricordo il segno dei nostri passi su marciapiede e un silenzio che non sembrava nemmeno di stare a Milano. A me mi sembrava di stare sulla luna. Te sei minga di Milano? Eh no. Sei del sud? Provincia di Bari. Quando è che sei arrivato? Ma una ventina di giorni. In dove è che stai? Nelle circostanze. Ho capì, stai nelle baracche dietro la stazione. Oh signor, dai, vieni su che ti offro un bicchierino che almeno ti riscaldi un po'. Entrami in un portone e poi in un cortile, una cassa di righe, quelli di Milano, hai presente? Tre piedi a piedi, l'ultima porta, quella era la sua. Entrami. Oh, una lampada rossa, una luce rossa, un divano rosso, un tappeto rosso. E che minchia, tutto rosso, penso io. Era tutto rosso. Si vede che quello era il colore dell'amore. Io non avevo più freddo. Guagliò, quella donna ci aveva un calore particolare. Io femmine così non ho mai viste. Al mio paese sono tutte nanarottole, capì? Oh, quella ti faceva sudare solo se ti passava vicino, no? Solo se sentivi il fruscio del vestito, guagliò, ti facevi un bestiale. Quella ti faceva bollire il sangue, il modo in cui toccava le cose, il modo in cui bevevi vino e staccavi il labbro del bicchiere. Hai capito? Lasciava tutto il segno del rossetto. Diciamo che non ero insensibile a quel fascino aggressivo, no signore? Io già volevo scoppiare quando ho sentito le mani nei capelli, ste mani calde. Che femmina, voglio, che femmina, non c'è un'idea. Una femmina che comunque non avevo visto bene, no? Perché fuori c'era la neve prima, era buio, poi...
alla luce tutti sti capelli biondi e mi sembra una parrucca. Però, io, ma che cacchio ne so, io sono venuto da 20 giorni al paese, può essere che quelli di Milano, sai, queste donne di classe, di Milano, donne di cose, porti le parrucche, che problema c'è? Non c'è, capito? E poi mi ha fatto un sorriso e ho visto proprio i suoi denti, diciamo, di donna che fumava, no? E anche la punta delle dita un po' già lì. Però, a me mi sembrava bellissima, proprio bella, una bella, come tipa, per farti capire, una diva del cinema muto. Era una bellezza triste, come quella notte, come il cielo grigio di Milano, come quelle strade deserte e come la luce gialla dei lampioni. In ogni caso, mi aveva salvato la vita. Io quella notte, io potevo morire come un cane in mezzo a un marciapiede, un cane! E invece no, un angelo, di più, un arcangelo, di più, un Marcantonio. Mi aveva dato un rifugio, hai capito? Poi ci siamo messi a letto, no? Cosa ti devo dire? C'era quel calore, poi lei era così femmina, no? Che ha cominciato a allungare le mani. E, io sono un uomo, capisci? Non sono un pezzo di legno. C'è da allungare le mani. Poi ha spento la luce, no? Allora mi sono fatto coraggio pure io, no? E tocchi di qua. E tocchi di là. E tocchi di su e tocchi di giù e come te lo devo dire, a un certo punto mi sono bloccato, mi è passata tutta la vita davanti, capito? Non riuscivo a capire perché è una cosa incomprensibile, una femmina di sta maniera, una femmina di sta... Io ho pure pensato che quando una è troppa femmina fa il giro della morte e diventa uomo. Insomma, comunque, fuori nevicava, nella baracca c'entrava l'acqua dal tetto, la mia giacchetta era tutta bagnata, io non me la so sentita di passare un'altra notte a freddo, comunque... Se ti devo dire la verità, quella è stata una delle poche notti che non ho patito il freddo. Spero che non mi abbiate frainteso, io sono profondamente contrario allo sfruttamento della prostituzione, ma profondamente. Io l'accetterei solo se fosse una scelta deliberata e non legata alla necessità. Ognuno del suo corpo fa quello che vuole.